trasformato dove c'era il banchetto sotto i banchetti. Una giornata fondamentale, le persone dimostrano che hanno voglia di cambiare e di essere insomma un po' più liberi di avere i propri diritti. Le persone si amano e vogliono semplicemente sapere che cosa debbano fare per amarsi e per avere dei diritti e dei doveri nei confronti di uno Stato. È molto semplice. Sarebbe questa la logica, però non è così per tanti politici italiani. Ah beh sì, però loro non seguono logica, ma dovrebbero ascoltare le persone, tutto qua. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Io sicuramente sono fiduciosa del fatto che prima o poi l'Italia si unirà anche agli altri paesi. E potrò dire finalmente che questa ragazza è la mia ragazza da 3 anni e spero per altri. No, ci stavano dicendo che siete fidanzate. E facciamo la quinta superiore. Quindi quanti anni avete? Io ne ho 19 e le 18. 18. Nonostante voi abbiate 18 e 19 anni, state insieme da 3 anni? Sì, io ne avevo 15, lei ne aveva 16. Vi siete conosciute a scuola? Voilà. Dopo tipo qualche mese ci siamo messi insieme, però senza saperlo, perché cioè all'inizio non sapevo questa mia attrazione verso il sesso uguale. È tuttora una delle persone più importanti della mia vita. Lei, per esempio, il suo primo bacio l'ha dato a me. Che anche per le persone transessuali e transgender il matrimonio egualitario è importante. Questo perché Laura è sposata da 30 anni con una donna. E ovviamente loro è nato come un matrimonio eterosessuale, hanno deciso di rimanere insieme. Questo matrimonio, quando Laura farà il cambio anagrafico, probabilmente potrebbe essere cancellato e nel caso passassero le unioni civili diventerebbe un'unione di serie B. Penso che i matrimoni delle persone transgender portino alla luce una triste realtà, che il genere è ancora importante come elemento di discriminazione. Quando ero giovane, non ero ancora attivista, mi era stato detto che in fondo ormai il genere è una differenza superata perché le persone di entrambi i generi hanno pari diritti. Invece viviamo ancora in un mondo dove si può sposare una persona solo se è di genere anagrafico opposto. Quindi a chi pensa che le persone transessuali e transgender siano disinteressate al matrimonio egualitario, dico che in realtà esse sono la cartina tornasole del fatto che ancora non vi è parità di genere. Il matrimonio egualitario ormai è una realtà in quasi tutto il mondo e purtroppo l'Italia sta rimanendo un fanalino di coda. Io confido molto nel fatto che sicuramente questa legge passerà e sarà comunque un miglioramento, ci porterà gradualmente a quello che vogliamo realmente, ovvero il matrimonio egualitario. Grazie a Dio ci sono queste pressioni dell'Europa che prima o poi costringeranno i nostri politici ad attuare il matrimonio egualitario, in modo che sia le persone omosessuali e bisessuali possano decidere di sposare una persona dello stesso genere anagrafico, sia tutte le persone trans potranno o mantenere un'unione precedentemente contratta o comunque sposare sia una persona dello stesso genere anagrafico o una persona del genere opposto a secondo del loro orientamento sessuale, perché anche le persone transgender, come si sa, si dovrebbe sapere, possono avere un qualsiasi orientamento sessuale. Insieme a me qua sono sul palco Luisa di Gay Statale, Alberto di Brain Bicocca Rainbow e Matteo di Studenti Best Bocconi Consulenti. Io vi parlo a nome delle associazioni universitarie che trattano nello specifico le tematiche LGBT all'interno degli rispettivi atenei.
cercando di sensibilizzare al rispetto di tutti, indipendentemente, a prescindere dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. 02 7 6 7 5 1. Chiamiamo e diciamo non il nostro nome. Mi raccomando, telefonate col bonding, Regione Lombardia, facciamo sentire la nostra voce, utilizziamo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per farci sentire, per farci rispettare. Grazie. Io mi aspetto che questa giornata segni una tappa storica verso il riconoscimento della piena dignità della cittadinanza LGBT italiana. Io credo che questa giornata lascerà un segno importante, per cui è bello essere qui, bellissimo. Sì, anch'io la penso così. Allora, appuntamento magari il prossimo anno a festeggiare il contrario. Auguriamocelo, auguriamocelo. Sì. Tina, sì. Grazie. Grazie a te. Ecco, abbiamo sentito le parole di una persona molto importante, perché un attivista che si muove per combattere, mentre potrebbe farne a meno perché è molto scomodo spesso farlo, è da apprezzare, da elogiare ed elevare a mille. Grazie veramente. Allora, anche voi a questa manifestazione siete una famiglia arcobaleno? Sì, sì, direi sì. Cosa vi aspettate da questa giornata? Ma sinceramente che vengano accettati, diciamo, tutti riconosciuti i diritti, ovviamente, a tutti, diritti civili, comuni, normali, comuni. E siamo qua cercando di fare la storia del nostro paese e di avanzare, ecco, di smettere di rimanere così indietro rispetto al mondo, diciamo. Questo principalmente. E poi, insomma, che ci sia tanta pace, amore per tutti, insomma. Totalmente. Inizio col dire che i City Angels come associazione sono volontari di strada impegnati su strada, appunto, che aiutano i senza tetto, però sono anche contro qualsiasi discriminazione di qualunque genere, sia essa di sesso, razza, religione. Noi siamo sempre stati dalla parte dei più deboli e lo saremo sempre. Grazie. Mi aspetto quantomeno si faccia un passo avanti per il riconoscimento dei diritti. Oggi in piazza sono 9.000 persone che stanno chiedendo quantomeno i diritti fondamentali che hanno tutti. Settimana prossima ci saranno in piazza delle persone che dimostreranno che i diritti non sono uguali per tutti. Oggi è una giornata storica, molto importante. Ce la faremo secondo te? Ma io spero che di raggiungere il matrimonio egualitario, perché le unioni civili non bastano. Il DDL Cirinna è ormai diventato uno straccio, e non va bene. Ci vogliono diritti uguali al matrimonio eterosessuale. Voi minorenni, che cosa vi aspettate dal futuro? Un riconoscimento dei diritti civili che dovrebbero avere tutti. Dobbiamo avere gli stessi doveri, ma non abbiamo gli stessi diritti. Perché? Per quale motivo? Ognuno è libero di fare quello che vuole. Discriminare le persone perché hanno un'attrazione fisica verso una persona dello stesso sesso è come razzismo. È come, cioè, rifiutare un ebreo, una persona di colore, perché ha un'etnia diversa. Non va bene. Secondo me, comunque, noi siamo persone, esistiamo, esisteremo per sempre. Toglierci i diritti non ha senso e ci riporta al fascismo addirittura. Alla fine non togliamo niente a nessuno sposandoci, quindi lasciateci sposare, ciao. Eterosessuale, sei qui per quale motivo? Io penso che sia giusto che tutti abbiano i propri diritti e quindi non vedo il motivo per cui loro non possono avere il diritto di sposarsi, avere figli e comunque vivere una vita uguale a un eterosessuale. Sarebbe logico farci avere dei diritti civili come tutti gli altri umani, più che altro, che è una cosa abbastanza logica per me, però vabbè. Soprattutto anche perché paghiamo le tasse anche noi, le paghiamo come tutti e quindi... anche se proponessero uno sconto sulle tasse, io ovviamente non sarei d'accordo, ma sicuramente non propongono manco quello, quindi come principio è allucinante. Tutti quanti dovrebbero avere uguali diritti e che il matrimonio, se non è di tutti, è soltanto un privilegio, secondo me, mentre intanto dovrebbe essere un diritto. Se avessi un politico di fronte a te, uno di quei politici che è contro alle unioni civili, cosa diresti a questa persona? Che ciò che pensa, oltre ad essere retrogrado, perché
siamo nel XXI secolo e tutti dovrebbero essere liberi di essere chi vogliono e di pensare ciò che vogliono. E credo che i politici di oggi non siano un buon esempio per la famiglia tradizionale e quindi non possono, come dire, predicare e poi razzolare male. Vi farei vedere quante persone ci sono qui oggi proprio a lottare seriamente per i loro diritti. Cioè, oggi è stata una cosa fantastica, tanti colori, tante persone, tanta gente proprio sia gay sia etero, proprio che riconoscono che è un diritto assoluto. Cioè, non è che sono qui a combattere solo unicamente le persone omosessuali, sono qui tutti perché siamo proprio arretrati dal punto di vista dei diritti. Ed è una vergogna per chiunque all'interno anche dell'Unione Europea. Ma basta, per favore basta. È ora di smetterla e di riconoscere quello che già ci spetta. È ora di aggiornare i calendari e anche questo stato. E aggiornate i cuori, ragazzi, i cuori! Sono contenta, voglio assolutamente il progetto per l'unione civile e il matrimonio gay, perché l'Italia lo merita e la gente lo merita. Quanti anni hai? Io 15. Secondo me questa cosa che è stata organizzata adesso è giustissima, anche perché io essendo bisex mi sono sentita molto soggetta a insulti, critiche varie, e capisco come ci si può stare. Secondo me alla fine amare una persona non vuol dire guardare e dire ah sì, cosa c'hai nelle mutande. Se tu ami una persona vai oltre a questo. Io ho amato una ragazza e posso dire di averla amata e sono stata meglio con lei che con qualsiasi altro ragazzo, che alla fine bisogna vedere il carattere di una persona. Se ti piace una ragazza o un ragazzo dipende tutto dal carattere. 2 anni fa ho conosciuto questa ragazza. 13 anni tu sapevi di essere... Sì, perché ho conosciuto questa ragazza e a me mi sembrava strano, a me comunque ero piccola, pensavo non posso essere lesbica o bisex, mi sembrava strana come cosa, però cioè gli sono stata dietro quasi un anno intero, perciò ho capito che comunque non era solamente amicizia. E io provavo veramente qualcosa per lei. Ma lei provava qualcosa per te? Sì. Quando, diciamo, essendo tu così giovane, hai sperimentato anche fisicamente l'amore? Baciando lei, perché avrò fatto... È vero che io comunque sono andata oltre al bacio di mio, ma quando mi sono baciata con lei mi è stato... Non era un semplice bacio, era comunque qualcosa di più, secondo me. Perché ho baciato, volendo anche magari quando vado in discoteca, gente si bacia... Ma un bacio vero lo senti quando è vero? Assolutamente sì. Ma è lei la ragazza di cui tu parli? No, no, lei è una mia amica. Ah, ok. E tu sei etero o lesbica? Bisex. Mi sento come un sacco di altre ragazze. Non ho niente di diverso, perché cosa c'è di diverso nell'amare una persona che alle altre persone non piace? Ho gusti diversi, ma alla fine tutti abbiamo gusti diversi. Non mi sento diversa, non sento di aver bisogno di avere, diciamo, attenzioni particolari, ma non sento neanche il bisogno di non avere diritti. Io sono una persona normale, bisogna trattarmi per essere umane che sono, non per i miei gusti. L'ho sempre pensata così. È una giornata importantissima, sono molto emozionato di essere qui perché è stata un'affermazione ampia, direi di piazza, con tantissime persone che hanno voluto manifestare il diritto ad esistere, il diritto ad amarsi, il diritto a costruire relazioni importanti, a vedere riconosciuti i propri diritti e i diritti dei propri figli. Quindi è un momento di grande emozione e si spera l'inizio di una nuova era anche per l'Italia. Sono etero, però ho tanti amici omosessuali che amo tantissimo, che sono esattamente come gli etero, sono uguali a tutti. Io penso che ognuno è libero di fare ciò che vuole e penso che comunque gli omosessuali non sono assolutamente delle persone da odiare e da escludere, perché sono come tutti noi e devono avere tutti i nostri diritti. E credo che questa giornata serva appunto per cambiare qualcosa. Siamo rimasti gli ultimi in Europa. Praticamente è inaccettabile per un paese che si dichiara libero e democratico. Tutto qua. È una cosa da paese vecchio, retrogrado. Dobbiamo andare avanti. A prescindere da gay, etero, le coppie hanno diritto di amarsi, punto e basta. Idem. Voi siete una coppia? No. Ok. Però non ancora che vi sta chiamando. Io sono etero e sono single anche. Quindi non mi interessa. È solo una questione di progredire come paese. Non c'entra il gusto sessuale o...
o la coppia, è solo di progredire come paese. Da questa manifestazione mi aspetto che il mondo LGBT si faccia un po' più sentire, perché verso delle tematiche importanti non ho mai visto la piazza piena come questa volta, quindi meglio così. Grazie. Vediamo com'è andata nelle altre piazze italiane. Io penso che oggi magari qualcuno possa essere un pelino più spaventato, perché purtroppo l'unica arma che ormai abbiamo è fare un po' paura. È molto triste dire questo, ma bisogna attivare dei sentimenti di paura, di timore, nell'ambito della non violenza, però bisogna mostrare un po' i muscoli senza far male a nessuno. Oggi qua i muscoli c'erano, vediamo anche che muscoli c'erano nelle altre piazze italiane. Ecco, una cosa voglio dire, io credo molto in Milano, questa battaglia dei diritti LGBT si è sempre in un qualche modo concentrata poi a livello di protesta e di chiamata popolare su Roma, invece io penso che da Milano possa venire una spinta propulsiva diversa da quella che Roma non ci ha dato per tanti anni, quindi sono molto contento che oggi Milano abbia risposto. Grazie. Grazie a te per quello che fai. Grazie. Provo tanta, tanta gioia perché è bello essere qui e si sente un'energia, ovviamente è bello esserci, ma nel contempo si prova una tristezza infinita perché ci si rende conto ancora di più veramente di quanto siamo indietro, di quanto siamo discriminati, di quanto ci sia da fare ancora praticamente tutto, quindi si prova tanta speranza, tanta quanto è la povertà d'animo che viene fuori da parte di questo Stato, quindi sono molto, non lo so, un po' lacerato fra il bello e il brutto. Speriamo che questo brutto sparisca sempre più per dare spazio al bello. No, assolutamente, la speranza che nasce deve trasformarsi in forza. E poi ognuno, anche se poi singolarmente apparentemente non serviamo a nulla, in realtà ognuno, uno vicino all'altro. Assolutamente serviamo tantissimo, cioè il bello di esserci stati è la consapevolezza che siamo in 10.000 qui e siamo altrettanti in altre 100 piazze d'Italia, quindi questo ovviamente è la cosa più bella, è questa, è far vedere allo Stato, far vedere agli altri che noi ci siamo e che contiamo tanto quanto tutto gli altri, ma cioè, il paradosso è questo, dire che contiamo quanto gli altri dovrebbe essere naturale dal momento in cui veniamo al mondo, no? Assolutamente, io sono d'accordo al 100%. Grazie. A te, grazie. Grazie. Sta concludendosi la manifestazione in Piazza della Scala Milano, ma molte persone sono rimaste e sicuramente continuerà la festa con tanti balli. Ci vediamo dopo. Quanti anni avete? 20. 20. 21. Gay. Io mix. Fortunatissima. Etero. Etero. Cosa direste ai politici che sono contro a questa unione? Che non ci si può sentire Dio e limitare la libertà di qualcuno. Ci piace tanto parlare di libertà. Adesso soprattutto che viviamo nelle porte del fondamentalismo, che è la minaccia, quindi ci piace tanto difendere davanti agli altri, ma poi non la vogliamo far vivere in pieno alle persone del nostro territorio. Quindi non bisogna sostituirsi a Dio e imporre a qualcuno che non si deve sposare, che è una cosa assurda. Io penso che, sinceramente, parlando anche sempre di religione, che se siamo così, gay, lesbiche, etero, bisex, pansessuali, è perché se c'è un creatore, se c'è un Dio, è lui che l'ha voluto, non si diventa così, si nasce così. Quindi bisogna semplicemente accettarci, accettare tutti, se no che si inizi ad evitare, a far pagare meno tasse alle persone omosessuali. Queste hanno meno diritti perché devono avere gli stessi doveri degli eterosessuali. Da quanti anni tu hai scoperto di sentito di essere gay? Un anno. E prima andavi con le ragazze o non ti interessava? Con le ragazze. Ma è stato qualcosa che sentivo anche un po' prima, però non ci davo tanta importanza. Poi è stato proprio un episodio con un amico che ha fatto cambiare, che ha fatto scoprire questa parte e poi piano piano accettarla, perché non è facile. Cioè, quello che non capisce la gente, che non è così, è che non è facile accettarla nemmeno per noi stessi quando scopriamo questa parte. Quindi già per noi è difficile, se poi anche la gente, quindi amici, famiglia e anche comunque persone esterne si mettono contro, diventa ancora più difficile, tanto che si sente purtroppo di ragazzi che magari non riescono a superarle, quindi purtroppo decidono di farla finita.
Io penso che il discorso che ha fatto Umberto sia esauriente al massimo, nel senso che comunque ognuno, diciamo, ha la propria pulsione sessuale, quindi sostanzialmente non si può fare niente, non si può cambiare, cioè è una cosa che ti senti dentro e sostanzialmente non si può bloccare una cosa del genere, né la politica, né la religione, né qualsiasi altra cosa possono bloccare questa cosa, ovviamente. È una cosa proprio tua, è interna, non puoi farci niente. Sono d'accordo con loro perché un omosessuale o una persona comunque di un altro genere è libera delle sue scelte, deve essere libera delle proprie scelte, di quello che fa, perché come noi siamo, noi etero siamo liberi di quello che vogliamo fare, allora anche loro devono avere il proprio diritto di scegliere e vivere le proprie scelte, di stare con una, con la propria persona del proprio sesso o comunque anche di doversi sposare se vogliono. Siamo rimasti troppo indietro rispetto al resto del mondo, e che non penso sia giusto. Spero che questa legge passi, anche se è solo un piccolo passo. Mi aspetto che qualcuno si accorga che comunque la comunità LGBT in Italia è molto presente e che esistiamo, qualcuno si accorga che noi ci siamo e siamo qui a lottare per i nostri diritti. E voi quanti anni avete? 21. 21? 19. Tu sei gay? Sì. Sì, tutti gay. Sì, tutti. Cosa vi aspettate da questa giornata? E un po' più di uguaglianza, più che altro, cioè io mi sento molto, è come sentirsi al di sotto nella scala sociale. Un corso di consapevolezza per me a livello sociale, e ci sono tante manifestazioni di questo genere e secondo me più ce ne sono meglio è. Sarebbe pure ora, cioè è una cosa normale ormai, e senza manifestazioni o con le manifestazioni è ora di diritti uguali per tutti. Essendo dichiarate, voi avete riscontrato dei problemi? Ci sono molti genitori di cui non sanno neanche che cosa vuol dire essere lesbico gay, lo vedono come una malattia. Cioè, per esempio, mia mamma, lei pensava fosse una fase. Pensa anche adesso. Sì, più o meno. Cioè, adesso mi accetta molto più di prima, nel senso che accetta anche lei e il fatto che siamo insieme. Qualche altro, cioè, sono i due ragazzi gay con più difficoltà. Alla fine, due ragazze, ci sono molte migliori amiche che si danno il bacino sulle labbra a stampo, così, ma anche cose ben peggiori. Quindi passa anche io, sono migliori amiche, poverine, cose così. Mentre due ragazzi c'è già, oh, sto fraccio di merda, c'è già l'insulto. Quindi, cioè, per noi è più facile, tra virgolette. Ovviamente c'è la gente che contesta, fa la smorfia, tipo lì, dietro, cioè. Siamo arrivati al punto da ricevere dalle nostre stesse compagne di classe dire compagni di classe, perché poi mi hanno cambiato classe perché la situazione era diventata insostenibile. Era una roba tipo, ma a me fanno schifo quando si facciano in classe, non possono uscire? Io ero lì tipo, sì, anche a me fa schifo la tua faccia, però ti conosco dalla classe. Cosa direste dunque ai vostri ex compagni di classe se li aveste di fronte? La ruota gira per tutti. Prima o poi si ritroveranno anche loro con la testa capovolta sotto i piedi e l'umore a terra. No, io dico che comunque, cioè, quello che avete fatto l'avete fatto, siamo ancora qui, mi dispiace, è fallito il tentativo. Per tanti anni ancora. Dovete mettervela via. Ciao ragazze, grazie. Ciao. Ci vedi anche tu, ciao. Io ti adoro. È bellissimo che ci sia tutta questa gente insieme per una cosa davvero importante come questa. E basta guardarsi attorno per vedere quanto comunque la gente è unita a sostenere una cosa così importante, che sarebbe ora che in Italia venisse rispettata come in tutti gli altri posti d'Europa e non. Da questa giornata mi aspetto che finalmente l'Italia si svegli e si equipari alla situazione generale europea dei paesi perlomeno un po' più civilizzati rispetto al nostro, rispetto a questo tema delle unioni civili che dovrebbero essere regolamentate e tutelate, e che appunto i politici lo stesso facciano finalmente un esame di coscienza e se ne rendono conto che è il momento di svegliarsi, appunto. Sono certe persone che veramente ragionano con dei paraocchi e ragionano per prese di posizione assurde, perché non vivono la questione e vedono la cosa come diciamo con un pregiudizio veramente assurdo, cosa che poi effettivamente abbiamo la dimostrazione in altri paesi, in Spagna, in tutta Europa. Comunque questa cosa è andata avanti benissimo. Non mi pare che ci sia un'estinzione della razza umana oppure dei rapporti, della proliferazione di bambini, quindi penso che il mondo possa continuare anche con questo, e anche diciamo con il fatto che ognuno può essere libero,
può esprimere se stesso e può appunto decidere di amare chi vuole, quindi non capisco ancora perché l'Italia sia a questo punto. Ce me lo chiedo io, ce lo chiediamo sicuramente in tanti, speriamo questa cosa avvenga il prima possibile. Incrociamo le dita, speriamo che il nostro Presidente del Consiglio si batta un po' di più per questo, perché ce n'è bisogno e perché veramente siamo gli ultimi e basta, basta con questa cosa, veramente. Italia, svegliati, ok. Voi quanti anni avete? Io 18. Io 15. Da quanti anni tu, 15 anni, hai scoperto di essere lesbica? Io ho iniziato a pensarlo più o meno quando ne avevo 11 e l'ho proprio capito fino in fondo quando ne avevo 13. Avevo un'amica che, quando le ho detto questa cosa, mi ha detto che lei l'aveva capito, che si capiva che per lei non era una semplice amica, però lei non provava comunque la stessa cosa. Dove vi siete conosciute voi due? Allora, noi due ci siamo conosciute grazie a un'altra mia amica. Eravamo migliori amiche e poi ci siamo innamorate. Tutto questo pochissimo tempo fa. Cioè, il nostro legame era così forte che ci siamo rese conto che andava ben oltre l'amicizia. Quindi adesso ci ritroviamo così innamorate e speranzose. Siete dichiarate in casa? Allora, mia madre lo sa di me. Non l'ha accettato, perché comunque vivevo fino a qualche mese fa al sud, in Calabria. Quindi, come dire, sono venuta qui che mi trovo molto meglio, vivo con mio zio e sono accettata. Qui mi trovo decisamente meglio. I miei lo sanno, sono separati. Mio padre ha lasciato mia madre perché si era innamorato di un uomo. E due mesi fa mia madre si è innamorata di una donna e non le era mai successo. E quando me l'ha detto ci sono rimasta un po' così. E questo l'ha aiutato ad accettare anche il fatto che io non fossi eterosessuale. Comunque è meraviglioso, perché alla fine di tutte queste storie il succo è che sia tu che tuo padre che tua madre non solo vi amate, perché l'amore e il legame rimane, ma loro stessi e tu stessa avete l'amore di altre persone, quindi insomma siete tutti innamorati, vince l'amore. Sì, esatto, sì, vince sempre l'amore. Vince sempre. Sì. Hai detto che sei molto bella. Grazie. Grazie. Ma ragazze, quanti, venite di qua che così la telecamera vi inquadra. Quanti anni avete? E io ne ho 15. Io 16. 16. Siete qui per la manifestazione o eravate di passaggio? No, siamo qui per la manifestazione. Io sono pansessuale. Non sono attratta dal genere ma dalla persona principalmente. Sì, io sono lesbica. Gay. Avete scoperto questo quanti anni fa? Ormai quando 4-5 anni fa. Quindi a 11 anni? Sì. Io credo di averlo scoperto almeno 3 anni fa, ma ne sono, diciamo, l'ho accettato un anno e mezzo fa, secondo Quindi me. Quindi l'hai scoperto a 13 anni, ma l'hai accettato a 14 e mezzo. Sì, 14. Okay. Io l'ho scoperto 2 anni fa e ci ho messo un anno per accettarlo, però alla fine è normale, no? Cioè, uno prima o poi deve fare i conti con se stesso. Io ci ho messo un po' ad accettarlo ed è stato un po' strano, perché comunque pensavo che fosse una cosa sbagliata e che non dovessi cercare in qualsiasi modo di curarmi. Ma perché pensavi fosse sbagliato? Perché te l'aveva detto qualcuno? Per l'ambiente in cui vivevo, per le persone che mi circondavano, e poi ho capito semplicemente che era sbagliato il loro punto di vista e che dovevo vivere tranquillamente. Io perché i miei genitori sono abbastanza omofobi e mi hanno sempre insegnato che è sbagliato, quindi sono anche sempre andata in una scuola cattolica che mi ha sempre insegnato che fosse sbagliato, quindi è stato molto difficile per me, soprattutto all'inizio. Poi ho cambiato scuola, ora sono alle superiori ed è un ambiente molto diverso e molto accogliente, quindi è molto meglio per me adesso e quindi è stato più facile accettarlo così. Io semplicemente perché dovevo riflettere su me stessa, insomma i miei genitori non sono così contro e l'ambiente non è così ostile, però uno ha bisogno di passare del tempo con se stesso e capire veramente che cosa vuole e dopo alla fine accettarsi e dire ok, va bene. Cosa direste a tutti coloro che credono che essere gay, lesbiche, trans sia una malattia, sia sbagliato, sia un orrore? Fate un po' schifo. Non può essere considerata come una malattia. E mi dispiace un po' per voi, perché
potreste vivere una vita più felice, più amorevole verso gli altri, e invece decidete di stare chiusi nei vostri credo al posto di accettare le altre persone per quello che sono veramente. Devo dire che la vostra vita è veramente piena di odio, e certa gente giustifica questa cosa con il credo religioso, ma Dio ha insegnato che bisogna amare il prossimo indipendentemente, e quindi dovreste imparare davvero a rispettare questo credo, perché rispettare gli altri è un bene, poi non dà nessun fastidio alla vostra vita quotidiana, quindi semplicemente vivi, lascia vivere.